Fratelli bianconeri e non, eccoci qua, come vi avevo promesso, le prime pagelle dei promossi bocciati o rimandati, secondo Demon, per la partita di ieri, Parma-Juventus. Della partita abbiamo parlato, quindi come detto facciamo soltanto ed esclusivamente il pagellone. E andiamo a cominciare. Allora, Szczęsny. Per quanto mi riguarda, voto 6. Ha fatto una bellissima parata, ma secondo me non è completamente esente da colpe sul gol che abbiamo subito. C'è stata una deviazione, questo è vero, però secondo me è stata un'uscita non proprio appropriata, se vogliamo definirla così. Quindi gli do un 6 di stima, ma non gli do di più. Andando avanti, Cuadrado. Secondo me Cuadrado è stato uno dei migliori in campo. Io gli do un 7 perché si è mosso moltissimo, ha fatto il terzino, ha fatto l'ala. Io credo che Cuadrado sia veramente uno dei nostri uomini migliori ed è un giocatore che non si risparmia veramente mai. Io lo apprezzo tantissimo, Joan, e spero di vederlo spesso in campo perché sono molte più le volte che gioca bene, a mio parere, che quelle che gioca male. È un giocatore sufficientemente continuo, ha dei bei numeri, difficile da marcare. Anche ieri ha fatto vedere i sorci verdi ai giocatori del Parma, anche in difesa, per cui 7. Bonucci, diciamo che non ha fatto una brutta prestazione, ormai con Chiellini si conoscono a memoria, per cui giocano ad occhi chiusi, anche se a mio modesto parere giocano troppo in orizzontale, ma del resto, questi sono gli ordini che impartisce il nostro mister e a questi si devono attenere. Sufficientemente sicuro, forse una volta ha commesso un errore, direi 6 e mezzo come voto. Chiellini, stessa cosa, 6 e mezzo come Bonucci, una partita di grande puntualità, come sempre. Chiello non delude mai o quasi mai, lo conosciamo, ottimo elemento. Ieri in un paio di occasioni l'ho visto un po' sofferente anche sul gol, però può capitare, ci sta, non è che critico Chiellini per questo, può succedere, partita comunque sufficiente. Alexandro io gli do 7 perché sto cominciando a rivedere l'Alexandro del primo anno, in pompa magna, che va su e giù come un treno, è diventato anche discretamente bravino in difesa, che non è certamente il suo punto forte. Devo dire, ieri buona prestazione sulla sinistra, mi è piaciuto molto, spero di continuare a vederlo così. Khedira, secondo me non è stato il massimo ieri, gli do un 5 e mezzo. Avrei preferito vedere in campo dall'inizio Emre Can, sinceramente, però siccome il giocatore è stato un po' criticato durante la settimana, io credo che Allegri l'abbia voluto schierare titolare anche per difenderlo il giocatore, per cui diciamo che ho condiviso questa scelta del mister. Di Khedira però l'ho visto un po' in chiaroscuro, 5 e mezzo. Pjanic, come sapete tutti bene, è un giocatore che io, a me non è che fa impazzire, è un giocatore che secondo me potrebbe e dovrebbe dare di più di quello che dà, a mio parere, però credo che Pjanic sia questo, più di questo difficilmente gli vedremo dare. È un giocatore che sicuramente ha dei piedi meravigliosi, secondo me, ripeto, potrebbe fare di più. Anche ieri qualche volta l'ho visto che si è un po' estraniato dal gioco, gli do 6 e mezzo, non di più. Diciamo che mi aspetto qualche giocata in più da Pjanic, ma soprattutto mi aspetto meno polemiche, perché è un giocatore che protesta molto e lo fa in modo molto plateale. Potrebbe arrivare una volta che lo cacciano anche fuori dal campo e non mi meraviglierebbe questa cosa. Matuidi, secondo me, uno dei migliori in campo in assoluto. Io gli do 7 e mezzo. Un giocatore, a parte il gol vittoria che ha fatto, ma ha veramente corso enormemente su tutti i palloni. È un giocatore che, come si chiama da noi, si chiamano gli sgambargioni, cioè quelli che non riescono a controllare, sembra mai,
i movimenti delle gambe, però c'è sempre, delude raramente, giocatore da apprezzare. Non è un fuoriclasse, ma sicuramente il suo lo fa sempre. Quindi un apprezzamento per Blaise, 7,5. Bernardeschi, io gli do 5,5 per la partita di ieri. Secondo me ha fatto molto meglio in precedenza, soprattutto nella prima partita. E ieri l'ho visto un pochino più offuscato, forse. Diciamo che non è riuscito a fare quello che solitamente invece gli riesce, e gli tolgo anche mezzo punto per la simulazione che ha fatto, che è stata una simulazione plateale. Qui siamo alla Juventus, certi giochetti non andrebbero fatti, quindi una piccola puntualizzazione per Bernardeschi, secondo me meritata. Non il miglior Bernardeschi ieri, comunque convocato in nazionale, speriamo che si rifaccia lì. CR7 è uno dei piaceri miei di cui parlare, però per voi, per molti di voi, una dolente nota. C'è già chi lo ha criticato, c'è già, io credo che CR7 non vada criticato nel modo più assoluto. Nel modo più assoluto non va criticato. Cristiano Ronaldo va sostenuto perché è arrivato in un paese nuovo, non conosce il calcio. Gli era stato detto che sarebbe stato diverso il calcio italiano, ma è un giocatore che arriverà. Anche ieri si è mosso tantissimo, ha sfiorato il gol in un paio di occasioni. Io personalmente ieri, per la partita di ieri, gli do 6, non gli do di più. Mi aspetto ovviamente molto di più da Cristiano, ma non ho assolutamente nessun dubbio su un giocatore che per me è il più forte del mondo, quindi assolutamente lo dobbiamo aspettare. Mandzukic come Matuidi secondo me, 7,5, giocatore che non si risparmia mai, un guerriero autentico, un giocatore che segna. Da centrale qualcuno dice: ma avete ceduto Higuaín, non avete più una punta centrale, perché Mandzukic che cos'è? Se lo fate giocare da punta centrale è ovvio che i gol li fa, che segna, è inevitabile che sia così perché il fiuto del gol ce l'ha. E lo ha dimostrato anche ieri e la domenica precedente, quindi non è un giocatore assolutamente criticabile perché dedito alla maglia come pochi, uno di quei guerrieri che un allenatore si tiene sempre vicino, come è giusto che sia. 7,5 e non si discute. Douglas Costa è uno dei miei idoli. Io gli do 6,5, gli do perché ha giocato anche poco. Però tutte le volte che prende palla, ragazzi, è un piacere vederlo, è una freccia. Vi ricordate la freccia serba che avevamo, Krasic? Ecco, questo gli monta sopra 2 volte, e non solo come tecnica, ma anche come velocità, possesso palla, controllo di palla. È un giocatore veramente eccezionale, veramente eccezionale. E mi sono sempre chiesto come sia stato possibile che una squadra come il Bayern Monaco se lo sia fatto scappare. Veramente, certe volte il calcio è misterioso. Gli do 6,5, però, ma gli voglio togliere mezzo punto così, ma si meriterebbe pure 7. Comunque 6,5. Emre Can oggi non giudicato per me, perché ha giocato veramente poco, ha fatto poco, non ha inciso come poteva essere anche facilmente prevedibile. È un giocatore che deve entrare in squadra piano piano, ma secondo me diventerà uno dei titolari fissi a lungo andare, per cui comunque è uno dei miei idoli. Guai che me lo tocca Emre Can, non lo giudico oggi, ma lo giudicherò in altre partite, sono più che certo. Dybala, questa per me è una delle dolenti note. Dybala, io gli do 6 di stima, però è un giocatore che ancora a me continua a non convincermi. Io sono stato e sono ancora uno dei suoi grandi estimatori. Io ero innamorato di Dybala, quando è arrivato mi aveva veramente conquistato con delle giocate, con dei gol meravigliosi. Invece lo vedo un po', non lo so, lo vedo un po' offuscato, non vedo il solito Dybala. Dybala già 25 anni, dovrebbe farmi vedere molto di più di quello che mi ha fatto vedere. Anche ieri col Parma, praticamente tutto il periodo che ha giocato non si è quasi visto. Gli do 6 di stima, ma io voglio molto, molto, molto di più da Dybala. Allegri, io gli do 6,5. Gli do 6,5 perché comunque lo spogliatoio lo sa gestire. È chiaro, ragazzi, che la pagella del nostro mister è sempre molto difficile da fare, difficile perché
È un allenatore che purtroppo non ci farà mai vedere il bel calcio, questo ormai lo abbiamo capito tutti, cioè il bel calcio con Allegri non lo vedrai. Del resto, una volta fece una battuta in un'intervista quando gli chiesero appunto del bel gioco e lui rispose: se vi volete divertire e ridere dovete andare al circo, a me piace vincere. Queste sono battute alle quali io ero abituato di un certo Giovanni Trapattoni, quando Trapattoni disse: per voi lo spettacolo è vedere un gol, per me lo spettacolo è anche vedere Claudio Gentile che ferma Maradona. Questi sono atteggiamenti puri, classici da difensivisti. Allegri è un po' così, signori, fino che ce l'abbiamo sulla nostra panchina ce lo dobbiamo tenere. Ripeto, lui vince e fino che vince ha ragione lui. Possiamo dipingerlo come vogliamo, non ci piace come fa giocare la nostra Juventus, dovremmo soffrire di meno, dovremmo vincere più in scioltezza. Noi abbiamo tutte le ragioni, però ripeto, per il momento c'è lui, io tifo per lui e spero quest'anno di riuscire a vincere la Champions. Spero, se non ce la faremo, vorrà dire che allora evidentemente, perché voi tra l'altro ragazzi, tra l'altro per la partita di ieri, come detto da Allegri, do 6 e mezzo, e voi comunque insistete tanto con gli allenatori ragazzi, ma guardate che il problema di vincere una Champions non sono gli allenatori, perché la Juventus, se avesse dovuto basarsi negli anni sugli allenatori, noi di Coppa dei Campioni ne avremmo dovuti vincere 10 con i fuoriclasse che abbiamo avuto alla Juventus. Quindi può venire chi volete, la Juventus deve cambiare mentalità di suo e deve partire dalla testa, l'ho sempre detto e continuerò a dirlo. Per il resto mi fermo qui perché questa non è la discussione per questo video, le pagelle le ho fatte, Demon vi saluta, ci vediamo alla prossima occasione. Come sempre, forza Juve, non succede, ma se succede, ciao!